Ciao a tutti, nel video di oggi parliamo dell'applicazione dello smalto laccato. Per farvi vedere appunto come applicarlo utilizzerò il numero 605 che è questo Lasting Color rosso scuro. Come primo passo ovviamente ho steso la base, io ho utilizzato la base rinforzante, l'ho applicata su tutte le unghie, ho aspettato che si asciugasse e ho iniziato a mettere lo smalto. Adesso vedremo sull'anulare come applico lo smalto. E qualche consiglio per applicare al meglio lo smalto laccato. Infatti, per applicare lo smalto laccato iniziamo pulendo bene il pennellino, perché la prima passata non dovrà essere troppo abbondante, perché così potremo eventualmente lasciare i punti luce che vogliamo e dare la forma corretta allo smalto. Con la seconda, che sarà leggermente più abbondante, potremo compensare appunto le imperfezioni della prima mano e appunto a dare più colore, perché la passata essendo più abbondante il colore risulterà sicuramente più intenso. Quindi andiamo sul giro cuticole e saliamo verso la punta, dopodiché andiamo sul laterale col pennello un po' di sbiecco e saliamo sempre sulla punta e facciamo la stessa cosa nell'altro laterale. Sistemiamo un po' il giro cuticole con dei movimenti leggeri in modo che il tratto sia netto e non sia frastagliato. Comunque la prima passata può essere anche imprecisa, perché la sistemeremo con la seconda. Però se voi già vedete che c'è qualche bordo frastagliato al lato o appunto nel giro cuticole, munitevi di uno stuzzicato, di un bastoncino d'arancio e pulite il laterale con la punta. Quindi se voi avete qua il bordo frastagliato, passate un po' con il bastoncino d'arancio nel lato e togliete appunto le imperfezioni. Adesso aspettiamo che la prima passata si asciughi un po', magari 5 minuti, e poi daremo la seconda. Ora che lo smalto è asciutto possiamo procedere con la seconda passata, quindi adesso prenderemo un po' più di prodotto col pennello e andremo sempre nel giro cuticole salendo verso l'alto, girando sul laterale e nell'altro laterale. In questo modo. Aspettiamo nuovamente che lo smalto si asciughi. Dopodiché possiamo procedere applicando il fissatore. Diamo una bella passata abbondante su tutta l'unghia. Spero appunto che l'applicazione sia abbastanza chiara. Se avete dubbi o curiosità, non esitate a chiedermele sotto il video. E vi aspetto alla prossima. Un bacio, ciao!